sono Lorenzo Calcia, oggi è la prima delle due giornate su un corso sui bilanci IAS. Stiamo affrontando quindi la tematica del bilancio delle società che hanno l'obbligo della tenuta, appunto, del rispetto dei principi internazionali di contabilità. Le persone che sono in aula già lo fanno parzialmente, ma volevano sostanzialmente essere più competenti sull'argomento, ed è sicuramente un tema che in futuro sarà rivolto a tutte le società che devono comunque predisporre dei rendiconti finanziari, per cui speriamo che ci sia un interesse da parte di tutti su questi argomenti.